signore, buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Tele di Lavoro, e questa sera staremo insieme per parlare di arte, di musica, di teatro, di tradizioni, identità, tutte identitarie, tutte nel nostro regno, e in un posto molto particolare, pieno di storia, pieno di cultura, pieno di tradizioni, e soprattutto essendo stato per secoli il luogo di confine anche con delle particolarità uniche. Voi sapete che tutte le zone di confine hanno sempre delle caratteristiche particolari. E per poter parlare del luogo e del personaggio che ci terrà compagnia e ci parlerà di questo meraviglioso posto, come nostro solito, vi faccio anticipare da un brevissimo video. Ecco, avete visto, parleremo di Monte Roduni. Monte Roduni è un paesino che sta su un cocuzzolo, un centro storico meraviglioso che si trova in Molise, e con il Castello Pignatelli. E perché era luogo di confine retidogana? Perché praticamente la terra di lavoro finiva lì, e con Monte Roduni iniziavano le terre molisane, che inizialmente comunque facevano parte delle terre abruzzesi. Poi Gioacchino Murà fece la terra di Molise e diventare terra di confine di dogana per
le terre molisane e lì finiva la terra di lavoro e lì iniziava. E il castello Pignatelli è un castello importantissimo, spesso molte volte visitato dai sovrani napoletani, tra cui Ferdinando IV che ci lasciò un'epigrafe molto molto importante. E con chi ne parleremo? Ne parleremo con un suo illustre cittadino, una persona prima di essere un personaggio che ama la sua terra, ama il suo paese, la sua città e ama l'arte, un grande musicista. E parlo di Paolo Zampogna. Ciao Paolo, come stai? Buonasera, buonasera a tutti, grazie, molto bene, grazie Claudio, grazie a Ho te per esagerato a parlare di la bellissima. Monteroduno in questo modo? No, assolutamente, hai esagerato a parlare di me in questo modo. Io, per carità, do il mio contributo, umile contributo al mio paese con gli studi che, insomma, io ho fatto, studi musicali, diciamo, più che studi storici, ecco. E sai, vabbè, ma sai, purtroppo per fortuna sarei costretto anche a fare dei cenni storici, perché Monteroduno, per la sua posizione e per la grandissima storia che ha donato una storia al mondo. Non è una storia locale, è una storia da locale diventa universale, perché è stata come un po' Cassino da me, no? Incrocio di popoli, di incroci di etnie e quindi anche di battaglie, di guerre, purtroppo, però sempre strategicamente importante per qualsiasi classe dirigente che si sono alternate nel corso dei secoli. Io a Monteroduni sono legato anche perché abbiamo fatto un bellissimo convegno nel 1799 presentando il libro di Ruffo, perché anche Monteroduni e le terre molisane sono state tempestate dall'invasione giacobina francese e hanno dato un contributo enorme alla causa napoletana affinché si potesse cacciare l'invasore. Però accennaci tu a cosa di importante di questo paese, soprattutto alle origini anche del regno, perché quasi, guarda caso, il vostro castello è normanno, quindi inizia quando inizia il regno di Napoli, il regno di Sicilia, poi il regno di Napoli. Sì, è di costruzione risale ai tempi dei Normanni, no? Noi non dobbiamo mai dimenticare che oggi noi le pianure nostre sono tranquille, ma una volta erano piene di paludi, cioè erano veramente impervie, e i popoli si spostavano montagna per montagna, anche perché voi siete alle falde del Matese, da voi inizia il Matese. Sì, abbiamo il Matese alle spalle, sì, abbiamo il Matese alle spalle e di fronte le Mainarde, quindi abbiamo le due catene montuose importanti. Ma dimmi una cosa, tu sei un musicista, giusto? Sì, io sono un musicista, sì. Non sono Diplomato uno storico, conservatorio diplomato conservatorio, sì, di esatto. Campobasso, di dove? Di Campobasso. E che cosa suoni? Sono il fagotto, sono questo strumento, vedete alle mie spalle che... Facci vedere il fagotto. Ecco qua, questo è uno strumento orchestrale, no? Che si usa in orchestra, è uno strumento che risale al Rinascimento, quindi stiamo parlando del 1500, viene dalla Lombarda, poi con l'evoluzione, insomma, il sistema è cambiato, ci sono tanti Faccelo vedere cavi, bene, ecco, fammi vedere, faccelo vedere bene. vedete. Lo strumento ha dei fori, poi ha delle chiavi che vanno a chiudere dei fori. Il sistema dei legni, può essere ad ancia semplice o ad ancia doppia. Il mio strumento è ad ancia doppia. Ecco, l'ancia che cos'è? Sono due lamelle di canna legate, sovrapposte, e permettono poi, la vibrazione delle lamelle permettono il suono dello strumento, cioè l'applicazione Un po' dell'ancia sullo strumento permette di come la fare. zampogna e la ceramella. Esattamente. Però mentre la zampogna e la ceramella sono molto più antiche del fagotto, il fagotto nasce nel Rinascimento, quindi stiamo parlando del 1500. La zampogna invece parliamo del primo secolo d.C., quindi la zampogna è molto più antica degli Ma altri strumenti. la ceramella ancora prima. La Ho visto ceramella delle ancora prima. parla si parla È uno strumento medio orientale. Ho visto delle immagini dei popoli ebraici degli ebrei che suonavano la ceramella. Quindi pensa tu, parliamo ai tempi di Mosè, forse. Senti, ma essendo uno strumento orchestrale, mica è possibile sentire qualcosa?
Sì, come no, certo. anche se è orchestrale. Poi spiego la mia ignoranza, poi spiego la mia ignoranza dove mi ha portato. Questa è la vibrazione del lancio, no? È fatto sentire. Il registro del fagotto è di medio grave, diciamo, capito? Ripeti, alza la voce, no, non abbiamo capito, sente? Non si sente? Il suo registro è medio grave, è medio grave. Cosa vuol dire? Noi siamo ignoranti, vogliamo conoscere, sapere. L'estensione dello strumento, diciamo tendenzialmente, fa parte delle note gravi del pianoforte, è uno strumento che scende, che le cui note corrispondono ai tasti più bassi del pianoforte. Ecco, non è uno strumento che ha un suono acuto, ha un suono piuttosto grave. Quindi va sulle frequenze 500. Esattamente, alle frequenze basse, medio-basse. Tipo un subwoofer moderno. Esatto, sì. Ah, no, vorrei... Noi quante volte abbiamo visto questo fagotto, però noi venendo io e mia moglie a vedere il vostro bellissimo concerto a Corino, sì, con Piero Ricci, con l'orchestra multietnica, come si chiama? L'orchestra eclettica. Oddio, che gamba. Eclettica. Eclettica. E praticamente vedemmo questo strumento e ci domandavamo, io e mia moglie, quante volte, ma come si chiamerà quello strumento? Poi quando ci ha detto fagotto, ci siamo resi conto di come siamo ignoranti, nonostante da anni seguiamo la musica. Ma dimmi una cosa, ma come ti è venuto in mente di suonare il fagotto? Perché questo non, chi fa di solito il conservatorio fa tanti altri bei strumenti, più alla moda, diciamo. Il fagotto, esatto, come mai? Sì. Allora, ti dico la verità, il fagotto perché quando io volevo entrare in conservatorio, ti sto parlando degli anni 90, io sono entrato negli anni 90 in conservatorio, non c'erano i posti, tutti i posti a disposizione per tutti i ragazzi che poi volevano entrare, no? E allora io feci l'esame di ammissione e mi dissero, guarda, i posti non ci sono, però se vuoi studiare questo strumento, io a costo di entrare nel conservatorio, insomma, accettai l'offerta che mi fu fatta e iniziai a studiare questo strumento. Poi comunque è stato subito amore, alla fine non è che è stato uno strumento di ripiego, quindi sono poi appassionato allo strumento, alle sue peculiarità e niente, sono andato avanti con gli studi, ecco, capito? Quindi ti sei proprio innamorato, diciamo che è diventato una, non è stata una vista, ma è stato un amore costruito. Un amore costruito, sì, ma non di ripiego, comunque, voglio dire. Non tutti i mali vengono per nuocere, come si suol dire, no? Ma gli amori costruiti sono quelli più duraturi, eh? Esatto, sì, quelli più duraturi, sì. Studiati poi nel tempo, migliorati, maturati, ecco. Ma questo strumento è artigianale oppure, cioè, come questo è uno, per esempio, strumento molto mai per le zampogne, quasi fa artigianalmente, questo invece che sono in produzione in serie? Questo è sempre uno strumento in legno, quindi viene costruito con il legno. Questo, in questo caso abbiamo il palissandro, questo è fatto di palissandro, non è ebano, attenzione, il clarinetto viene costruito in ebano, mentre il fagotto è acero, palissandro oppure ciliegio, ecco. Questo, in questo caso, questo strumento che è un Puckner, è stato costruito in palissandro, e ovviamente è di legno, non è di plastica, è vero legno, come la zampogna e come la ceramella. Ma comunque è uno strumento più complesso. È molto costoso, perché adesso per comprare un fagotto di altissimi livelli bisogna spendere dai 30 ai 40 mila euro, non è che sono accessibili. Bisogna spendere strumenti dai 30 ai 40 mila euro adesso per un fagotto professionale. Poi ci sono fagotti da studio che si possono comprare
dai 2000 a Uno salire, con però un mi senti, fagotto bravo. 30.000 euro. Sì, Sì, un dai fagotto 30 ai 30.000 40.000 euro. euro. È uno strumento costosissimo. È uno strumento costosissimo. Sì, è lo strumento più costoso. Scusami, e perché è così costoso? È costoso perché. Allora, io ti sto parlando del fagotto Hekel, che è lo strumento, è il fagotto, diciamo, migliore, no? È come il Selmer per il sassofono, oppure altre marche per altri strumenti. Il migliore sfiora i 40.000 euro, 40-45.000 euro, anche di più. E purtroppo i costi sono questi di questo strumento. È uno strumento complesso. Purtroppo i legni sono così. Sono tanti fori, sono tante chiavi, i prezzi sono alti, sono altissimi. E secondo te, in questo momento che mi viene in mente la sordellina di Marco Tomassis, o sto sbagliando, della complessità? No, 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 anche la sordellina, tutte quelle chiavi che abbiamo visto insieme a Villa Latina, no? Premio, sì. Il Pensa tu quando abbiamo motivo per scoperto. il quale costi così tanto, sinceramente, non te lo so spiegare, però è uno strumento complesso. Il fagotto è uno strumento molto complesso. E quindi a questo punto bisogna anche saperlo suonare bene. Assolutamente sì. E Io so quindi vuol dire suonare che sei molto anche bravo. altri strumenti, non è che suono solo il fagotto, cioè mi divento a suonare un po' di tutto, però il fagotto è uno strumento difficile, davvero molto difficile. Per l'emissione delle Quindi. note, come soffiare nello strumento, il diaframma, la respirazione, tutto il resto. Ah. E quindi un'orchestra che c'ha il fagotto è un'orchestra di altissima aristocrazia a sto punto, Ass perché assolutamente. I fagottisti che troviamo nelle nostre orchestre italiane, quelle del San Carlo, del Teatro alla Scala, eccetera, eccetera. Sono fagottisti di altissimo livello, che hanno studiato una vita e che suonano tutti i giorni, studiano 5, 6, 7 ore al giorno con lo strumento, capito? abbiamo Per fare scoperto quella tre. professione. Ho capito, guarda che mi stai, cioè, poi o sarà perché il nome è goffo, diciamo un nome goffo, quindi pensi fagotto, pensi a una cosa così non così importante, ma secondaria, ma a questo punto ci stai dicendo che è uno strumento veramente è in un'orchestra è come una ciliegina sulla torta, insomma. Avere un fagotto in Esatto. un'orchestra è una cosa incredibile, o no? E che non è per tutti. Ma tu Non è. insegni alle scuole, eh? Sì, dimmi. Scusami. Tu, poi parleremo della tradizione musicale di Monterotondo. Tu insegni alle scuole. Sì, io sono docente di educazione musicale a Frosolone, Istituto Colozza di Frosolone, Istituto Comprensivo Colozza. Non insegno fagotto, Insegni insegno musica. Non insegno fagotto, ma musica in insegno. senso generale. In senso E come si fa a generale, insegnare fagotto ai bambini, ai ragazzini? Come fare musica si potrebbe fare a insegnare? sì. Beh, ci sono i fagotti più piccoli per i bambini, si chiamano fagottini, fagottini in sol. Fagottini, mi Sì. sembrano dei brioche. Esattamente, esattamente, da non credere. Si chiamano così, fagottini in sol. E sono molto accessibili, leggeri, le distanze sono molto corte, quindi con le mani, anche con le mani piccole, poi alla fine si riesce a chiudere i fori e ad azionare le chiavi. Quindi un primo strumento potrebbe essere, per un bambino, potrebbe essere un fagottino, ecco. Poi dai 14, 13, 14 anni in più si può prendere il fagotto. Dimmi come nasce questa grandissima tradizione musicale di Monterotondo, insomma, nel Regno di Napoli, cioè, è antica oppure fa parte solo del Regno Borbonico? Perché praticamente voi avete una tradizione enorme, soprattutto nel mondo bandistico, insomma, nasce, si può dire che agli albori delle bande Monterotondo sta ai vertici, o mi sbaglio? Sì, Montroduni vanta di una tradizione bandistica dal 1857, pensate, no? Il primo fondatore della banda di Montroduni fu il canonico Francesco Scioli. Nel 1857 fondò la prima banda a Montroduni. Adesso io
Non so, la storia degli altri paesi, ma credo che nel 1857 vi erano poche bande musicali in giro, no? Questo Eh sì, grazie siamo al all'inizio. canonico. Francesco Sì, Scioli. Francesco Devi Scioli, sì, canonico alza un po' Francesco la voce, Scioli. che se no i nostri spettatori non sentono bene. Francesco Il Scioli, non canonico canonico, vero? Francesco Sciolico, sì, canonico Francesco Sciolico. Era Quindi tipo un il Veroduni. passaggio dal 700 all'800 segna anche l'accessibilità a tutti allo studio della musica. Quindi noi passiamo dal 700, che è il periodo classico, no? All'800. A metà dell'800 la musica diventa di dominio popolare, tutti possono studiare la musica, anzi, vengono dati dei contributi ai comuni, a chi fa studiare la musica. E Montelupo è stato il primo paese, capito, del regno borbonico a far studiare la musica ai Addirittura è ragazzi. stato il primo, cioè al di là della capitale, delle grandi città, è stato il primo paese a far Uno dei studiare primi, musica. sempre all'avanguardia, sotto l'aspetto musicale, Montelupo è stato sempre all'avanguardia, uno dei primi. Parliamo del 1857, quindi una tradizione antichissima. Poi si sono succeduti vari maestri, Luca Antonio, Persichilli, maestro di Monteroduni, maestro Bianco, fino ad arrivare maestro Rosario Massaro, fino ad arrivare negli anni 90 del Novecento. E c'era pure il maestro di c'era pure un certo Gaetano Del Rossi, se non mi sbaglio. Il Gaetano De Rossi è un librettista di Monteroduni. Libretti, un poeta, è stato un poeta di Monteroduni, un librettista, insegnava a scuola a Monteroduni, insieme al maestro Luca Antonio, maestro Luigi Luca Antonio, hanno scritto un melodramma di un atto unico. Si chiama Erminia. Addirittura. Parliamo Questo melodramma sempre di è regno stato. napoletano, però, eh? Assolutamente, adesso ti spiego la storia di Giustamente il bel, eh? quest'opera. È stata rappresentata al Teatro Bellini di Napoli, un teatro secondario. Teatro Bellini è un teatro secondario di Napoli, no? Dove fu presentata a un concorso, fu presentata quest'opera, scritta. Il testo fu scritto da Gaetano De Rossi, mentre la musica da Luigi Luca Antonio, che era il maestro della banda di Monteroduni. Si trovava a Monteroduni, che dirigeva la banda. Allora, insieme parteciparono a questo concorso. L'opera fu scritta in omaggio al principe Giovanni Pignatelli. Noi abbiamo le partiture di quest'opera e contiamo di rappresentarle al castello, sperando che Quando qualcuno volete ci aiuti. Cioè, rappresentarlo? o quest'estate o l'estate 2024. E perché così tanto tempo bisogna aspettare? Perché bisogna organizzarsi con le istituzioni, reperire i fondi, i permessi, insomma, stiamo anche cercando di ricostruire la storia, perché non è facile poi ricostruire tutta questa storia. Le partiture le abbiamo trovate su una soffitta di un palazzo abbandonato, per fortuna, non sono state poi buttate via, sono state. Ma quelle stanno sicuramente pure a Napoli, nella San Pietro a Quelle Napoli, negli stanno archivi. sicuramente nell'archivio storico del Bellini di Napoli, sì, sicuramente. Quelle saranno lì. Però intanto avete recuperato la partitura, manca solo il testo. Quindi tu Abbiamo tutto, personalmente abbiamo non l'hai mai suonata partitura e ab quest'opera? io non l'ho mai suonata quest'opera. È stata suonata nei primi del Novecento, nei primi anni del Novecento al Bellini di Napoli. Quindi parliamo di Regno d'Italia, non parliamo di Napoli. Esatto, parliamo sì, perché la dedica a Giovanni Pignatelli, parliamo del nonno dell'attuale principe, credo, Giovanni Pignatelli. L'ultimo principe è stato Giovanni Pignatelli, credo. Sì, E Giovanni quindi Pignatelli. comunque avete ritrovato tutto quello che serve per ripresentarlo. E Abbiamo ritrovato tutto adesso. quello che serve per ripresentarla, sì, bravissimo, esatto. E quindi, beh, sono proprio curioso di sentirla, ma non c'è in giro qualcuno che l'abbia mai suonata? No, assolutamente. Quello non fu, ovviamente non fu registrata, perché parliamo dei primi del Novecento. Il maestro l'ha suonata un po' al pianoforte, il maestro
Nicola Anzalixamale, non so se lo conosci, No, no, Claudio. no. È un grande direttore d'orchestra che vive qui a Monteroduli. Ci sta Come si aiutando chiama? Ripeto, molto. come si chiama? Nicola Anzalixamale. Ah, ma non è di Monteroduni. No, lui non è di Monteroduli, vive a Monteroduni, si convive a Monteroduni, ecco, con una signora di Monteroduni. Ho capito, quindi nomenni in cui la ripresentate, non dico che fate un inedito, ma quasi. Sì, è quasi un inedito. Fu rappresentato solo una volta a Napoli. Addirittura. Sì. Considerate che Luigi Luca Antonio, stiamo parlando di un compositore di Sant'Angelo d'Alife. Cioè, a Monteroduni dicono che il maestro era di Sant'Angelo d'Alife, però noi non abbiamo trovato nessuna informazione a Sant'Angelo d'Alife o a Piedimonte d'Alife, adesso non mi ricordo bene il nome del paese. Abbiamo Non chiesto è all'anagrafe. Sì. Sant'Angelo d'Alife, sì, può darsi. Là pure c'è la tradizione musicale, c'era anche il castello lì dei Pignatelli, là c'era il castello Acquaviva, no? Albellini di Napoli venivano rappresentate grandi opere. E noi stiamo parlando, ai tempi di Mascagni, stiamo parlando di Puccini, insomma, non è che è la Beh, storia della diciamo musica, che capito? se viene rappresentata all'inizio del Novecento, parliamo della Belle Époque napoletana, quindi un periodo Esattamente. floridissimo d'oro, come sempre, insomma. Quindi difficile Quindi proporre, in quel periodo è stato difficile proporre una musica innovativa, ecco, capito? Una nuova. certo. Però, insomma, Ma abbiamo. purtroppo il discorso sai qual è? È che la musica nel barocco napoletano del Settecento raggiunge il suo massimo storico di qualità di livello e quindi dopo ti dovevi inventare per forza dovevi cominciare a sperimentare perché non potevi più replicare quelle sinfonie. Perché poi era pure legata al mondo dei castrati, delle voci bianche, quindi era tutto un mondo particolare. Io quando ho scoperto il barocco napoletano, la musica del Settecento, sono rimasto folgorato per la bellezza e nella mia ignoranza. Non ho mai sentito più, e quindi è ovvio che dovevi sempre fare cose nuove, sperimentare e andare avanti. E adesso che c'è ancora la tradizione bandistica a Monteroduni? Sì, ancora c'è la tradizione bandistica, cioè, c'è la banda adesso gestita dal maestro Giovanni Capone, dal presidente Giovanni dell'associazione Rapone? Bandi, Giovanni Giovanni Capone, Rapone? Capone, Capone. Capone, Capone. Ah, quindi di quante persone è composto? Composta da 20-25 elementi. Ho capito. E i giovani si avvicinano ancora alla banda musicale? Sempre di meno, sempre di meno, giovani sempre di meno. Adesso è un grande problema, mantenere le tradizioni è difficilissimo. E tu suoni nella Però banda? dai, io quando posso sì, do una mano, se non ho impegni scolastici oppure altri impegni, cerco sempre di dare una mano. E scommetto che pure tu da ragazzino, da bambino, sei cresciuto nella banda. Sì, io sono la banda, la mia maestra dirigeva la banda di Monteroduni, mi ha presentato lei al conservatorio, mi ha fatto fare poi la carriera di musicista, capito? Quindi io nasco nella cultura bandistica, capito? Dove, come si dice, dove nasci, non dimenticherai mai dove sei nato, no? Quindi io ce l'ho nel cuore la cultura bandistica. E dimmi una cosa, e che suonavi? Il tuo primo strumento qual è stato proprio? È stato il sassofono prima, il sax. Il sax, vedi? Sì. Un altro strumento complesso, tra l'altro. Sì, ma molto più moderno, però, del fagotto o della Sì. zampogna. Sì, certo, è uno strumento molto più recente. Senti Paolo, io non potevo non farti queste domande che alla fine pensavo di bastare parlare 5 minuti dal discorso bandistico, ma con tutte queste notizie che mi hai dato, praticamente me l'hai tirate le domande di volta in volta. Però adesso parliamo di quello che avete recuperato, io sono di quello che è appena passato, il vostro carnevale e il vostro, parliamo di balli e danze popolari legate al vostro carnevale. È Esattamente. importante sapere, tu lo sai che quando mi hai detto c'è questa danza qua, certo dobbiamo subito parlarne, tu sai che noi facciamo le trasmissioni molto identitarie, quindi le
legate molto al territorio, e quando si parla di identità e tradizione, è ovvio che la musica popolare viene fuori. E avete fatto questo recupero sia del carnevale che del ballo. Cosa ci puoi dire? Guarda, ti posso dire che questo è un ballo che viene da Napoli, questo è sicuro. Perché? Perché c'è la figura del Pulcinella. In questo ballo noi abbiamo la figura del Pulcinella che la mattina apre questa festa e va a prendere i cavalieri e le dame e così insomma inizia il ballo dopo aver ricostruito tutto il gruppo del ballo, inizia l'evento grazie a questa figura del Pulcinella. Quindi il nostro ballo antico, chiamato la Mascherata, Mascherata di Monterodugno, ha origini napoletane, come le mascherate di Napoli, insomma, sono delle sfilate in maschera, no? Allora, noi abbiamo la storia di questo ballo, vede due ipotesi di origine, no? La prima è quella dell'inaugurazione del San Carlo del 1737. Allora, alcune fonti dicono che nel 1737, scusatemi, è caduto il microfono, nel 1737, all'inaugurazione del San Carlo, nei vari spettacoli che introducevano l'opera che Quindi poi è stata rappresentata. parliamo di opera buffa. Achille di Scipio, mi pare, fu un'opera No, rappresentata dico questa alla. mascherata, parliamo di opera buffa. No, questa mascherata sono delle danze il cui denominatore comune è il saltarello napoletano, capito? Sono delle danze che Tarantella spesso napoletana. esattamente, La tarantella napoletana. la tarantella napoletana. Alternano a volte, si alterna a volte tarantella, a volte tempilenti, valzerlenti. L'origine viene da Napoli, questo ballo viene da Napoli. Alcuni dicono che nel 1737, nell'inaugurazione del San Carlo, furono fatti vari eventi al teatro prima della rappresentazione della prima opera. Altri dicono invece che fu rappresentato dopo l'incendio del 816, mi pare, del San Carlo, quindi l'inaugurazione dopo l'incendio. Sì. Altri invece, l'ipotesi che più possiamo prendere plausibile è quella dei primi del Novecento, dove alcuni amanti delle feste del Carnevale, alcuni personaggi di Monterodone chiamavano le feste napoletane del Carnevale, sono andati a Napoli a guardare la festa e hanno visto questa danza che è arrivata, che è partita da Napoli, dal centro di Napoli, e alla fine è arrivata fino al San Carlo. Quindi questo è, diciamo, Ma il non credo secondo. Pulcinella, perché ma c'era la figura di Pulcinella? C'è la figura di Pulcinella, sì. Non credo nel Novecento, perché Pulcinella, dopo l'unità d'Italia, ebbe vita dura a Napoli. E non fu, fu, ci fu, si, fu, cer si cercò di cancellare perché rappresentava il passato, rappresentava un simbolo popolare che doveva essere cancellato. E non lo so se noi, tu sai, adesso parlerò di questo che mi hai detto, ne parlerò con il professor Scafoglio, perché noi facciamo parte anche del comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO, e di questa cosa che voi fate, che addirittura c'è, che ho visto, c'è questa, che poi dopo farò vedere qualche immagine, questa mascherata col Pulcinella vuol dire che anche voi avete la vostra tradizione di Pulcinella. E volevo chiedere una cosa, e qualche pezzo ci puoi arrangiare qualcosa con uno strumento su questo Sì, posso ballo? far sentire come Non ti chiedo sono di io. ballare, però qualche nota No. musicale sì. Allora, il ballo è fatto da tanti momenti, no? Da tanti numeri. Primo numero è l'entrata. L'entrata con la serpentina, perché le dame portano con loro noi lo chiamiamo in dialetto Rumazzuoc, Rumazzuoc, che è Lumazzuoc, una. Lumazzuoc, sì. Che è un salsicciotto di stoffa legato con
con fili di stoffa, con campanellini che suonano, perché poi si saltano questi campanellini che portano il ritmo della musica. E il primo numero è l'entrata con la serpentina, perché poi questi salsicciotti vengono messi a terra e i ballerini devono fare la serpentina, ovvero passare tutti gli ostacoli creando questo effetto di serpentina, no? E tra cavalieri e dame. Il primo numero è diciamo, un andante maestoso, non è proprio, non ha il ritmo della tarantella, ma è un andante maestoso, è l'entrata che fa, lo faccio sentire, se prendo un'ancia che... Ecco, questo, Riesci a Claudio, farlo questo fare? ballo, ma no, riesco a fare il tema. Questo ballo è un ballo che va sulla musica, e la musica veniva eseguita da una zampogna anticamente, capito? Mio nonno, che è stato il coordinatore di questo ballo, ecco perché io ce l'ho a cuore, perché mio nonno è stato il coordinatore di questo ballo per tanti anni. Poi è venuto a mancare, e, insomma, abbiamo cercato di riprenderlo, insomma, di dargli il suo giusto valore. Però lui mi raccontava che anticamente questo ballo veniva eseguito con la zampogna. Allora siamo passati dalla zampogna agli strumenti bandistici, perché non avevamo chi suonasse la zampogna. Adesso invece abbiamo recuperato la zampogna e abbiamo abbandonato gli strumenti bandistici, cioè l'abbiamo riportata come era proprio anticamente. La zampogna non è comparsa per tanti anni, ma adesso l'abbiamo ripresa perché grazie a Appunto facevo questa domanda. Grazie anche a Piero che ha diffuso lo studio della zampogna, grazie insomma a tante persone che si sono impegnate poi nel recupero delle tradizioni antiche, degli strumenti antichi, noi la eseguiamo con la zampogna, con la ciaramella e con l'orchestra di fisarmoniche e organetti. L'organetto che è uno strumento della terra di lavoro. Facci fare un passaggio musicale, dai. Allora, il primo passaggio è questo. Su questo ostinato, no? Inizia il ballo. Questo è il primo tema. Non so se si è sentito. Si è sentito? Come no, come no? Se Ecco. sentite. Questo è il primo tema del ballo, l'entrata e poi la serpentina. Poi vengono altri numeri a seguire, uno dei quali si chiama la caccia reale. Ecco, reale, perché poi si chiama caccia reale? Allora, partiamo dal presupposto che questa danza è comunque basata sul corteggiamento dei cavalieri verso le dame. Ma bisogna sapere che in origine questo ballo veniva eseguito da tutti gli uomini si travestivano da donne. Mentre adesso abbiamo la figura femminile con il costume tipico di Montorodun, che risale al Rinascimento, no? Il classico costume della pacchiana di Montorodun. Vai, vai, mi dici queste cose e poi ti dico una cosa alla fine. Vai, facci sentire l'altro Sì. pezzo. Poi segue a questa entrata, segue la caccia reale che fa così. E si ripete sempre fino a quando non finisce il numero coreografico. Poi a questo si alternano tempi lenti e tempi di salterello. L'andrecciata, ad esempio, cioè il numero dell'andrecciarella, dove tutti i ballerini si intrecciano e poi si sdrecciano, quindi si sciolgono, no? Con il classico ritmo della tarantella, che è questo.
Adesso io lo sto eseguendo senza accompagnamento, senza ritmo, però poi È sentito con la bellissimo. zampogna. È be non so se il fagotto sei tu, ma è bellissimo sto. È un Ci hai bellissimo fatto tema, fare sì. tre assaggi veramente belli. E ho visto che è veramente bello quello che hai. La chiusura del ballo viene fatta con la danza dei bastoni, e che è davvero suggestiva, insomma, rimanda a un rito propiziatorio della primavera, perché il bastone fiorito, poi qui bisogna fare ricerche più specifiche. Comunque, il finale è la danza dei bastoni. I cavalieri e le dame prendono i bastoni e fanno questo. Vogliono simulare un duello che alla fine è solo un corteggiamento. E arriviamo alla fine del E ballo che facci dura. sentire. La danza dei bastoni, il tema della danza dei bastoni è questa. Si introduce con un valzer lento, che è il seguente. Su questo tema di Tarantella, i bastoni, le mazze, chiamiamo noi, battono il tempo a questo Tarantella. Quindi il ballo è sulla musica. E il bello di questa musica, caro Claudio, è che è stata tramandata oralmente. Se parliamo del San Carlo, dal 1737 è stata tramandata oralmente a chi doveva suonare. La tradizione, il fatto sai È che la cos'è? tradizione. Secondo me è San Carlo, sai perché? Perché parliamo di un'epoca in cui la caccia era lo sport dell'epoca, caccia reale, il 700, poi soprattutto i Borboni erano grandissimi appassionati della caccia. E poi a quei tempi, credo che io questo però posso sbagliare, all'inizio del Novecento già c'erano le figure femminili. Invece nel Settecento, nel teatro, nell'opera, ecco perché c'erano le voci bianche, le donne non potevano né suonare né recitare. Esattamente, esattamente, veniva seguita Quindi da tutti gli sono uomini, così questi. come a Però questa è una Montorodugno, mio, questo è un mio pensiero che vale meno di zero. Però caccia reale, tu sai che vicino da voi c'era Torcino, no? C'è Torcino, e Torcino, Ferdinando sì. stava sempre là. Ecco perché stava pure da Monteroduni, perché lui amava la caccia ed era la riserva di caccia, Torcino come quello che sotto pure la riserva del WWF che sta tra Torcino e come si chiama? E Capriati. E quindi molto probabilmente Mastrati, Mastrati forse. no, Mastrati da dall'altra parte, da quest'altra, Mastrati. Con la WWF che riserva WWF quando viene a Monteroduni partendo da Venafro sulla destra, come si chiama? Che c'è una centrale pure, prima è la strada che porta da Torcino a Capriati. Arrivata a metà ci sta questa riserva naturale dove ci sono degli uccelli particolari. E vabbè, Ho capito. comunque, credo che possa essere la del 700 per questi fattori, soprattutto se perché non potevano soltanto recitare e suonare gli uomini, i travestiti, anche perché era carnevale. Ma la figura del Pulcinella, invece, qual è? Perché c'è il Pulcinella? C'è Il il Pulcinella. ruolo del Pulcinella è quello di prendere le coppie a casa, far incontrare le coppie e avviare poi l'evento che durerà per tutta la giornata del carnevale, dell'ultima domenica di carnevale a Monteroduni. Questa è la tradizione di Monteroduni. Poi magari è un ballo che si può eseguire sempre, perché comunque è un ballo che si può eseguire sempre, non solo a carnevale, si può fare sempre questo ballo. Quello che posso capire, L'idea voi del l'avete. San Carlo sicuramente è valida perché all'inaugurazione del San Carlo sicuramente furono invitati anche il principe e la principessa di Monteroduni. Ecco perché forse il principe, attratto da questa musica e da questa danza, volle rifarlo forse a Monteroduni, al castello di Monteroduni. Però poi
tramandare oralmente la musica, tante cose magari saranno state anche cambiate, capito? Perché non tutto poi rimane integrale così com'è. Perché cambia oggi, cambia domani, cambia dopodomani, insomma, raccontala oggi, poi la raccontiamo tra 50 anni e poi tra 100 anni. Guarda, Paolo, ti posso dire questo: la musica popolare viene tramandata e vabbè, ma tutto quello che sta nel Regno di Napoli, soprattutto se è passata dal San Carlo, è stata sicuramente trascritta. Bisognerebbe solo avere la fortuna di trovare lo spartito. Esattamente, sì, se Perché poi bisognerebbe trovare lo spartito originale. Ferdinando poi, i Borboni poi, allora la musica tarantella e tamburiata già erano trascritte prima, poi con l'avvento dei Borbone che amarono follemente la musica popolare, oltre alla musica in senso generale, fece trascrivere la pizzica, fece trascrivere il saltarello, figurati se non fece trascrivere la danza, questa sinfonia che tu hai fatto giustamente poco poco accennata. La figura del Se cavaliere passava per il San Carlo indossa. veniva trascritta per forza se passata dal San Carlo. Ma chissà, gli archivi a Napoli di musica sono immensi, ci sta di tutto là dentro. C'è di tutto. Questo è il mio pensiero, credo che Un sia altro stata trascritta. collegamento è il costume maschile, che è un costume turchesco, praticamente. Turchesca allora è 700, non si discute, perché poi cominciarono a venire i pastori barocco napoletano oppure turcheschi, sì, allora è 700, 700. allora è valida. Ma forse anche prima, anche perché poi dove sono passati i saraceni c'era sempre il coso dei turchi, noi con Pulcinella l'abbiamo visto, lo stesso per esempio a Pescarocchiano nel Cigolano, là c'è proprio il carnevale dove il protagonista è il turco. È antichissimo, Ecco, molto noi siamo probabilmente anche da voi. alle ricerche di Ma fonti storiche. forse è stato presentato al 700 a Napoli, a San Carlo, ma ha di origine molto prima. Forse sarà molto più antico, sì, può darsi. Prima pure, forse. Purtroppo di scritto non abbiamo nulla, Claudio, noi di scritto non abbiamo nulla. È una storia ricostruita negli No, ma anni, voi sì, ho grazie. capito, però ti ripeto, avendo avuto sede la famiglia Pignatella, che è una famiglia potentissima, il collegamento con Napoli era enorme e quindi molto probabilmente andando a scavare gli archivi napoletani troverete tutto quello che voi cercate. Il problema sai qual è? È come trovare un ago in un pagliaio, dove andare a mettere mani? Esatto. Sì, mentre Capito? per l'Ermini, Molte volte. Molte il volte questi melodramma di documenti cui te li trovi in mano parlavamo, per caso. mentre Erminia abbiamo dei documenti, abbiamo la partitura, quindi conosciamo la storia di quel melodramma, purtroppo di questa tradizione popolare non abbiamo nessun documento. Ma esiste sicuramente, se è passata Sono per. storie raccontate di generazione in E generazione. vabbè, già è qualcosa di importante, però ti ripeto, secondo me. Sta pure scritto qualcosa, bisogna avere la fortuna di ritrovarselo in mano, come avevi fatto per Erminia in quel baule in quella casa che mi hai detto prima. E Esatto. quindi questa è la tradizione. È importante questa cosa ne parlerò pure con Scafoglio, vediamo lui che dice, perché si scava nel regno, trovi tante tradizioni che si somigliano, ma ognuno con la sua caratteristica, la sua identità. E voi Monterotunni avete fatto una cosa particolare perché alla fine è molto aristocratica come suono, come sinfonia e come ballo, come danza. Ed Sì, è è una molto. miscela, una contaminazione veramente tra popolare e San Carlo. Alla fine esce una musica, un ballo colto che è tipicamente vostro, non è da tutti, insomma. Esatto. È un gran bel lavoro quello che avete fatto e da recuperare. E Monteroduni, ti ripeto, è una perla, è una gemma. Molto aristocratico, molto. Quando ci vengo spesso ogni tanto, vengo a fare due passi prima vado a Monteroduni. Pensa. Vieni a trovarmi. Vabbè, io sono venuto adesso a Carnevale, ma verrò ancora più spesso. Va bene, Paolo, io di solito i nostri artisti. Si congedano sempre con un pezzo musicale. Vuoi dire qualcos'altro prima di Mondrotuni e fare il pezzo o direttamente il pezzo? Cosa ci vuoi dire? Come ci vuoi lasciare? Ma io ti abbraccio, Claudio, ti ringrazio per
averci dato un po' di spazio dedicato alle tradizioni La nostra popolari. modestia, no? Non siamo un grande canale, Sì, però raccogliamo testimonianze. nella mia modestia io insomma, ti saluto così, ringraziandoti di cuore per averci donato Reciproca la questo cosa. piccolo spazio. Per noi le tradizioni sono importanti, legame forte. Sono suoni che raccontano le nostre origini e quindi la nostra storia. Così come gli strumenti, no? Che raccontano la nostra storia, così come la zampogna, È così nel vostro come patrimonio genetico. esattamente, è la nostra carta d'identità. Quei suoni rappresentano proprio la nostra carta d'identità. Grazie mille. Io non so cosa No, farti sai, quando vai sentire. a passeggio per Monte Roduni, ti rendi conto che quei suoni non nascono per caso a Monte Roduni. Quei suoni che avete fatto, quei balli, nascono dalle viscere della vostra collina, della vostra terra, del vostro suolo, con il Esatto. cappello di quel castello che vi fa da protezione. Non, cioè, sentire la vostra musica quando sono venuto e adesso risentirti è come se stessi passeggiando per Monte Roduni. Ti ringrazio. Allora io ti saluto con la musica della danza dei bastoni, che tanto è stata applaudita, no? Perché è il finale di questo antico ballo. E che tanto piace poi nei paesi dove andiamo ad esibirci. Per cui io ti saluto con questa musica dei bastoni del ballo della mascherata di Monte Roduni e ti aspetto a Monte Roduni per un bicchiere di vino da consumare insieme. Dai. Vai. Ciao Claudio. Grazie, grazie di cuore. A presto Paolo, un abbraccio. Salutami tutti gli amici di Monte Roduni. Ci vedremo presto. Grazie a Ciao. te, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie.